Michele, pallone d'oro, una soddisfazione doppia, salvezza domenica in campionato, oggi premiato, te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, ci ho creduto e devo ringraziare tutte le persone che appunto mi sono state vicine e ringraziare soprattutto le persone del Villafranca e i tifosi numerosi del Villafranca che hanno portato settimana a settimana Tagliandi al bar del campo e mi dispiace anche per le persone che hanno dovuto timbrarli perché erano veramente tanti. Un grazie soprattutto ai tifosi. Ripercorriamo anche la domenica di festa che c'è stata al Sandrini, sei entrato nel secondo tempo, ti sei veramente impegnato al massimo e avete raggiunto un traguardo storico con la salvezza. Le emozioni che hai provato, Michele? Ma emozioni immense, io sapevo che dalla mattina che sarei partito nel secondo tempo e subito ho preso male la notizia perché chiaramente sono partite che vorrei sempre giocare, che si vogliono sempre giocare, però devo fare veramente un complimento ai miei compagni del Villafranca per veramente una stagione pazzesca che meritavamo secondo me anche qualche posizione in più in classifica, però anche quando ormai le cose si erano messe male perché serviva un pareggio a Mantova, serviva una vittoria a Legnago, è un'impresa che abbiamo fatto, devo veramente fare complimento a questi ragazzi che sono mentalmente pazzeschi perché veramente fare due risultati così, 4 punti con 2 squadre così è veramente difficile e devo fare veramente i complimenti a tutti. E l'emozione è indescrivibile quando poi sono uscito perché mi hanno sostituito per un discorso di quote e qua al triplice fischio sono scoppiato a piangere. 12 maggio, 14 maggio 2019 saranno 2 giorni che difficilmente dimenticherai nella tua vita, Michele. Assolutamente, grazie a tutti, grazie a te Germano, veramente sono molto emozionato. Sì, sono cose che non dimenticherò assolutamente, soprattutto anche per Pio Amedeo che comunque è stata una premiazione veramente incredibile, grazie di tutto. Bene, grazie Michele e complimenti ancora. Si è salvata e rimane quindi in Serie D ed è il Villafranca. E che salvezza per il Villafranca, complimenti. In un derby, uno spareggio derby, eccolo. Eccoli. Qui, Mauro Cannoletta, complimenti. Ciao ragazzi, ciao, complimenti. Questo l'ho già visto. Sì. Dov'è? Elisabetta, hai tu il microfono per Mauro, non ci arrivo fino a lì. Eccomi. Salvezza fratricida contro il Legnano. Esatto. Mi dispiace per loro, però. Beh, il calcio è così, c'è poco da fare. Come sono stati questi ragazzi? Potevano dire la verità, potevano salvarsi prima, dire la verità. Esatto. Dovevano salvarsi prima. Dovevamo salvarci prima, però dai. Forse è bella anche così, Va bene, è bella senza ombra di dubbio. Qui c'è il più vecchio di tutti dietro di me, il portiere. È vero, sono giovanissimo io. Quanti anni hai? Ecco, quanti anni hai? 19. 19 una volta. Fa quota. Portiere Michele Martella. Complimenti a Villafranca.